Immagini che ci portano a Castel Dario, in provincia di Mantova. Quello che vedete sono i resti di un antico castello di epoca romana e che dà il nome alla località, che una volta si chiamava Castellaro, almeno fino al 1867. Ricordiamo che è una località a 19 chilometri ad est di Mantova e che è anche il paese di Tazio Nuvolari. Ma noi ci troviamo in questa località perché dobbiamo documentare quanto accadrà da qui a poco in occasione del Memorial Vincenzo Mantovani, una gara per dilettanti under 23 ed elite, classe 1.19, a cui stanno per prendere parte molti dei corridori appartenenti alle squadre più importanti del nostro paese. Qui vedete alcuni corridori della Colpack, la squadra che l'anno scorso ha conquistato ben due titoli italiani più su strada e poi ha conquistato praticamente la leadership tra le squadre che hanno vinto un maggior numero di gare. Avete visto il busto di colui a cui è dedicata la gara, quel Vincenzo Mantovani che appunto oggi viene ricordato per la 28ª volta. Nel 1964 questo corridore della terra conquistò la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Tokyo nell'inseguimento a squadra. I suoi compagni furono in quell'occasione Testa, Rancati e Roncaglia. E proprio Roncaglia, quel signore con gli occhiali sorridente in mezzo a quel gruppetto che in realtà è presente qui e darà il via, invitato dal titolare della Moa Sport, marchio più conosciuto forse è quello Nalini, un'azienda che produce abbigliamento sportivo per ciclisti e che naturalmente fa gli onori di casa. Lo vediamo con la maglia rossa, il titolare, il signor Claudio Mantovani, nonché fratello di Vincenzo, che oggi viene ricordato. Con lui c'era appunto Roncaglia, poi c'era il presidente provinciale della provincia di Mantova a livello ciclistico, il nostro amico Fausto Armanini, e poi abbiamo visto anche Corrado Lodi, che è uno dei consiglieri della Federazione Ciclistica Italiana, unitamente al presidente della Ceresarese, Simone Pezzini, lo vedete con la maglia a righe, che di fatto è la società che organizza tecnicamente questa manifestazione. Abbiamo detto che ci troviamo a Casteldario, ma Casteldario è anche terra di un grande campione. Quel Tazio Nuvolari, da prima motociclista e poi automobilista, che di fatto gode di uno spazio pubblico ed è ricordato con uno stupendo monumento bronzeo che riproduce ogni fattezza del suo abbigliamento: il maglione giallo, le iniziali TN e la lumachina, il portafortuna in oro che gli venne regalato da Gabriele D'Annunzio. Ma torniamo alla vera motivazione per cui ci troviamo qui a Casteldario. Abbiamo detto la gara ciclistica che ha già preso il via. Saranno 145 km da percorrere, divisi in un circuito da ripetere 12 volte di chilometri 11 e 100 metri, e poi un circuito finale di 3 km da ripetere 4 volte. Uno spettacolo puro, potremmo dire, per gli amanti della bicicletta che ogni anno sono qui a Casteldario ad osservare le imprese dei tanti ragazzi che hanno deciso di partecipare a questa manifestazione. Sono 174 i partenti e naturalmente rappresentano le migliori squadre in circolazione. Molti di voi conoscono i colori delle maglie: c'è la Zalf, la Beltrami, la Cipollini, la Gallina, la Gavardo, la Gragnano Sporting Club che viene dalla Toscana, poi la Vies Maserati, la Name Sport, la Northwave, la Overall, la Gerby, la Team Idea, mamma e papà Fanini, e poi il team Palazzago concludono l'elenco dei
corridori che stanno partecipando alla gara, i team WWF Val Fontana Buona, il Velo Club Cremonese, la Cycling Team Valcavasia, il Pedale Scaligero, la Bicanter Beltrami Seanese. Questi di fatto i team iscritti, ci eravamo dimenticati di uno della General Store Bottoli, una squadra che ha una doppia affiliazione, una in provincia di Verona e una in provincia di Mantova, e naturalmente qui giocano in casa. Qui siamo nel paese o limite molto vicini al paese della sede della Bottoli, e sul campo ci sarà anche il titolare, il signor Angelo Bottoli. Ma attenzione, perché a questo punto ha preso il largo un corridore della ZALF, avete visto Giacomo Ziglio, che ha già percorso alcuni chilometri in solitaria, mentre il gruppo è lì per raggiungerlo. Va detto che nel frattempo c'è stata una sosta di circa un'ora per una grave caduta che ha coinvolto diversi corridoi e che naturalmente ha messo in difficoltà l'organizzazione, perché si sono fermate tutte e due le ambulanze che sono state messe a disposizione per il soccorso, e quindi la gara non ha potuto ripartire. Al termine di tutta questa grande operazione di rimessa in strada degli atleti, a quel punto la giuria ha deciso di accorciare la gara di ben 4 giri. Quindi un momento particolare che ha innervosito anche alcuni di loro, e tutta la Colpac si è poi fermata perché c'è un atleta di questa società bergamasca che è stato ricoverato, Giovanni Carboni, all'ospedale con una frattura che sembra in questo momento preoccupare tutto lo staff della Colpac. Gli altri corridori hanno ripreso il via, alcuni si sono fermati e subito c'è stato battaglia. Avete visto che si è posto all'avanguardia un gruppetto di atleti, sono 6 o 7 addirittura gli uomini della ZALF che sono presenti in questo tentativo di fuga. Intanto vedete, ecco che transitano proprio in questo momento in seconda posizione un atleta della General Store, stiamo parlando di Gianmarco Begnoni, atleta che già in questo inizio di stagione ha fatto vedere le sue grandi doti di velocista. Un gruppo diciamo con grandi numeri per quanto riguarda la ZALF, ma che ovviamente deve fare conto anche su chi alle loro spalle non vuole certamente alzare bandiera bianca. Davanti a condurre per il momento è Davide Gabburo della Bicanter Beltrami Seanese, ma fanno parte anche di questo gruppo alcuni atleti della Viris Maserati, società che ha già ottenuto di fatto alcune vittorie con Cima ed altri atleti che sono lì nelle primissime posizioni di corsa. Naturalmente il gruppo è ancora numeroso, attenzione perché siamo già in addirittura d'arrivo, manca il suono della campana, tra poco inizierà a suonare. Intanto vediamo persone importanti essere presenti, come l'amico Moreni, organizzatore di una gara sempre qui in provincia di Mantova, e vedete che è iniziato in questo momento il circuito cittadino, quindi un circuito di soli 3 km da ripetere 4 volte, e il gruppetto di testa ha un massimo di vantaggio di 13 secondi, quindi c'è ancora tutta la possibilità di chiudere il buco, e dovremo stare a vedere ovviamente cosa accadrà in questi ultimi chilometri così spasmodici di questa importante gara che, come abbiamo detto, vuole ricordare un signore, quel Vincenzo Mantovani, ex atleta della Società Ciclistica Eccelsior di Milano, che nelle Olimpiadi che si sono svolte a Tokyo nel 64 conquistò una splendida medaglia d'argento nel
quartetto. Fu poi professionista dal 66 al 69 ed infine purtroppo morì per un incidente stradale. C'è grande movimento in testa al gruppetto, che nel frattempo ha accorciato le proprie unità, e vedete che comunque il resto del gruppo, quando mancano due giri al termine, non è ancora riuscito a chiudere il buco. Hanno addirittura perso terreno gli inseguitori, ora sono a 22 secondi e ormai la gara è ridotta ai minimi termini a livello chilometrico. Un bel primo piano di Angelo Bottoli, grande appassionato di ciclismo, da tempo sulle maglie ormai della società veneta, la General Store. Intanto avete visto che è scappato, è uscito dalle file del gruppetto di testa Nicolò Rocchi della Zaffaro Mobil Desire Fior, atleta che aveva già vinto su questo traguardo nel 2015. Quindi un atleta che conosce bene le strade, soprattutto conosce bene questo circuito interno in Casteldario, e che ora ha praticamente dato la stoccata finale. È uscito dal gruppo Davide Gabburro, ma poi subito rilevato da Moreno Marchetti, corridore anche lui della ZALF, che sta cercando in un certo senso di tarpare tutte le ali a chi ha intenzione di andare a prendere il compagno di squadra che risponde al nome di Nicolò Rocchi. Ed eccolo il veneziano che giunge ancora con un margine di vantaggio, seppur risicato, tutto solitario, e va a cogliere così la sua prima affermazione stagionale dopo alcuni piazzamenti nel corso di questa stagione 2017, ma soprattutto va a cogliere una vittoria su un traguardo da lui molto conosciuto. A 12 secondi Gianmarco Begnoni su Davide Donesana e Luca Muffolini. Rocchi, una vittoria da dividere con tutta la squadra che ti ha permesso negli ultimi giri di andartene via da solo e conquistare il traguardo da te già ottenuto qualche anno fa su questo, in questo paese, in questa gara. Sì, oggi è stata una vittoria di squadra sicuramente, abbiamo corso benissimo, è stato un po' improvvisato quell'attacco da parte di tutta la squadra, siamo riusciti a trovarci davanti in maggioranza e poi nel finale ho attaccato perché ho paura del ritorno del gruppo e è andata bene. È andata bene, hai vinto a braccia alzate con tutta la tranquillità possibile, insomma grande vittoria, la tua seconda della stagione? Prima della stagione. Sì, prima vittoria, ho fatto due secondi posti e quindi la cercavo. Questa è una gara che mi piace perché infatti l'ho vinta sia da juniores sia due anni fa. E l'ho vinta un po' allo stesso modo, il modo più bello arrivare da soli, una dedica. Devo farla anche ai ragazzi che si sono fatti male all'inizio della corsa, un pensiero va anche a loro. Una vittoria mancata per poco, avete lasciato andare via questo ragazzo della ZALF e per te non è rimasto altro da fare che battere la volata del gruppo. Sì, purtroppo erano in superiorità numerica e non c'è stato niente da fare, scattavano uno alla volta. Ci è andato via un uomo, poi sapevo di essere veloce ma non pensavo di sinceramente di star così bene, comunque dai, un buon secondo posto, sono abbastanza contento. È mancato poco, hai dovuto fare la volata per secondo o terzo posto e basta. Sì, a dire la verità stavo tirando i miei compagni in fuga, poi sull'arrivo non mi hanno più passato, ma colpo di regno ha passato Begnoni. Soddisfatto o deluso della corsa? Invitiamo Alessandro e Claudio Mantovani. Normale, neanche ci puntava a vincere meno. E siamo al momento delle premiazioni sul podio, così a caldo subito dopo l'arrivo. Ecco sul terzo gradino del podio Davide Donesana della Viris Maserati Sisal Match Point, che viene premiato dal consigliere del Comitato Regionale Lombardo Paolo Pioselli. Poi è la volta di Gianmarco Begnoni della General Store Bottoli Zardini, seconda posizione per lui, che ha già vinto a Bellericetto in provincia di Ravenna. Premiarlo è il presidente del Proloco di Casteldario, Paolo Soave. Ma gli applausi più calorosi ed è inevitabile sono
tutti per il vincitore, il veneziano Nicolò Rocchi della Zalf Euromobil Desire Fiorra. Ad attenderlo sul palco il presidente della Cesarese Simone Pezzini, la Miss che gli corre incontro e gli pone il mazzo di fiori da vincitore. E poi c'è il consigliere della Federazione Ciclistica Italiana, lo ricordiamo, Corrado Lodi, e il fratello di Vincenzo Mantovani, quel Claudio che è anche titolare della MOA abbigliamento sportivo, meglio conosciuto in campo internazionale con il marchio Nalini, è lui che consegna la medaglia d'oro al vincitore. E poi ci sono naturalmente i festeggiamenti con i coriandoli e la consegna al vincitore da parte di Corrado Lodi, consigliere della Federazione Ciclistica Italiana, della maglia al vincitore Nicolò Rocchi, una maglia su cui staglia l'immagine dell'indimenticato Vincenzo Mantovani. Un momento importante per tutta la comunità di Casteldario, che vede così ancora una volta sul podio, dopo la vittoria del 2015, questo atleta che viene dalla provincia di Venezia e che ha dimostrato ancora tutte le qualità integre per ben figurare a qualsiasi livello. Soddisfatto ovviamente è anche Fausto Armanini, neo presidente eletto del comitato provinciale mantovano, ed ora sarà anch'egli particolarmente soddisfatto nel ricevere questo artistico trofeo il direttore sportivo della Zalf Euromobil Fiorra. Una memorial Vincenzo Mantovani che si conclude così per la 28ª volta, ma prima c'è Fausto Armanini che deve far indossare ai vincitori, relativi vincitori della maglia di campione provinciale mantovano. Qui si tratta di Andrea Cordioli per quanto riguarda la categoria Elite, mentre per quanto riguarda gli Under 23 è Pasquale Abenante che andrà ad indossare tra poco la maglietta di neocampione provinciale. Siamo veramente alle battute finali di questa importante manifestazione che si è svolta in una zona della provincia di Mantova particolarmente vicina al ciclismo, e concludiamo questo nostro servizio riproponendovi al rallentatore la splendida vittoria di Rocchi che giunge così sul traguardo a braccia levate. È tutto da Casteldario. Si prende l'applauso del pubblico, attenzione perché alle spalle Marchetti è stato riassorbito.